In questo video condivido 6 comportamenti che puoi utilizzare nel caso in cui un uomo ti cerchi solamente per fare sesso. Sei pronta? Iniziamo. Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale YouTube condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa, ti invito ad iscriverti al canale spuntando la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Ti è capitato di conoscere un uomo che ha iniziato a corteggiarti, mandandoti messaggi, regali, fiori, e che dopo aver fatto sesso con lui si sia allontanato e sia diventato freddo e distante? Se ti è capitato questo o qualche cosa di simile, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. È frequente che un uomo si allontani dopo aver fatto sesso, per questo ritengo che sia importante chiarire che uomini e donne viviamo il sesso in modo distinto. La maggior parte degli uomini sono fisici, emotivi e logici, mentre la maggior parte delle donne sono emotive, fisiche e logiche. Di conseguenza, quando ci incontriamo, voi avete la necessità di assolvere al vostro bisogno emotivo per passare a quello fisico, mentre noi abbiamo bisogno di assolvere al bisogno fisico per passare a quello emotivo. Quindi, nel momento in cui noi avremo fatto sesso, voi sarete già al vostro secondo livello di conoscenza, mentre noi saremo ancora al primo. Questo non significa che noi non arriveremo mai al livello emotivo di conoscenza, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo. A questo punto starei pensando, come posso comportarmi nell'attesa affinché lui si apra con me emotivamente e la relazione non rimanga un incontro sessuale? La mia opinione è che potreste adottare questi 5 comportamenti. Il primo suggerimento che mi sento di darti è quello di non entrare in modalità panico. In molte occasioni si scatena dentro di voi un'insicurezza generata da un dialogo interiore. Iniziate a domandarvi: mi ama o non mi ama? Mi ha usato solamente per il sesso? Perché non mi chiama? E questo dialogo interiore si riflette nel vostro stato d'animo e nel vostro comportamento. Di conseguenza diventate pressanti, gelose, possessive e questo cambiamento lo allontana. Lui penserà: ci sono andato a letto una volta e questa già mi vuole sposare. Dopo aver fatto sesso, non credere che le sorti della vostra relazione siano esclusivamente nelle sue mani. Non credere che per riaverlo tu debba provocarlo sessualmente. Se tu sei stata bene, è probabile che anche lui sia stato bene e che anche lui senta uno stress, un nervosismo, una tensione e si domandi: ok, avrò l'occasione di incontrarla ancora una volta? Quindi, quanto più pressante ti dimostri, quanto più un uomo si allontana. Quanto più serena ti dimostri, quanto è più probabile che lui torni ad avvicinarsi. Ti ricordi la sicurezza che provavi prima di far sesso con lui? Sono convinto che tu eri certa di tenerlo in pugno. Il secondo suggerimento che mi sento di darti è quello di tornare ad essere la donna che eri. Perché dopo aver fatto sesso non c'è alcun motivo per cui le cose debbano cambiare. Continua a farti bella, vivi la tua libertà, esci con le amiche. Evita di perdere la tua sicurezza, chiamandolo giorno e notte, perché ci sono donne che dopo l'incontro ti chiamano, ti mandano un messaggio e poi vanno in panico se tu non rispondi. Questo è perché ti senti insicura, ma ricorda, tu sei la stessa donna di qualche giorno prima ed hai lo stesso fascino di qualche giorno prima. Non diventare una persona ossessiva, ma cerca di rimanere la donna che ha conosciuto, una donna attraente, sicura di sé, che sa ciò che fa. Perché non c'è cosa più attraente di una donna che non si svaluta.
Il terzo suggerimento è quello di non cadere in suo potere, e a tal riguardo vorrei spendere due parole in merito alla tua libertà. Ho notato che alcuni uomini conoscono una donna e ne rimangono affascinati. Impazziscono perché è sexy, è bella, è intelligente, è socievole, è divertente. Ma quando iniziano questa relazione insieme a lei, improvvisamente vogliono cambiarla. Vorrebbero che non uscisse più con le amiche, vorrebbero che non si valorizzasse, vorrebbero che lasciasse il proprio lavoro, vorrebbero che rimanesse sempre in casa. Tieni presente che è stato il tuo modo di vestirti, il tuo modo di truccarti, la tua allegria, il tuo essere socievole, la tua indipendenza a conquistarlo. E nel momento in cui tu rinuncerai e deporrai le tue armi, smetterai di essere interessante per lui. Gli uomini vogliono ciò che non possono avere. Non ti svalutare. La scelta di come vivere la tua vita è tua. È bello avere una persona da amare, è bello sentirsi amati, è bello sapere che quando ne abbiamo bisogno o vogliamo condividere qualcosa ci sia qualcuno con cui farlo. Ma questo non dovrebbe avvenire in cambio di sofferenza, in cambio di annullarti come persona, in cambio di svalutarti come donna. Il quarto suggerimento è quello di non accettare compromessi. Per quanto riguarda la vostra relazione, se sono passati dei mesi e lui continua a dirti che si tratta solo di sesso, ma per te sono entrati in gioco i sentimenti, allora è il caso che tu sia sincera. Potresti dirgli quanto è importante per te, cosa significa per te stare con lui e ciò che vorresti dalla vostra relazione. A questo punto lui dovrà decidere se allontanarsi, accettare il tuo gioco o manipolarti. Nel momento in cui tu ti esporrai, sarai in svantaggio perché lui conoscerà i tuoi sentimenti e potrebbe voler cercare dei compromessi. Ma ricorda, non sarà il sesso a garantirti la relazione che desideri. Non aver paura di perderlo. Se non vuole impegnarsi, se non vuole darti l'esclusiva, tu inizi a uscire con chi vuoi. Non metterti in un angolo aspettando le sue attenzioni, aspettando che ti chiami o aspettando che le cose cambino. Se non si fa vivo, vai avanti con la tua vita. Fai ciò che facevi prima di conoscerlo. Fatti bella, esci con le amiche, vai in palestra, vai avanti con i tuoi progetti. Ripeti questa frase. Lo amo perché è un uomo fantastico, ma amo più me stessa. Ripetilo. Amo più me stessa. Amo più me stessa. Amo più me stessa. Ripetilo. 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 Il quinto suggerimento è vedere se la persona con cui ha a che fare si comporta da uomo o da adolescente. Quanto più maturo e sicuro di sé è un uomo, quanto per lui più semplice sarà dirti ciò che prova per te. Quanto più immaturo è un uomo e quanta più paura avrà di compromettersi. È possibile che ti dica «ti amo, ma…» ed aggiungere una infinità di scuse per non impegnarsi con te pur di mantenerti legata a sé. Un uomo maturo, sicuro di sé, non mente ad una donna, non usa strategie. Se è innamorato, le dirà che la ama. Se vuole sesso, le dirà che si tratta di sesso. E se poi vedrà che questa storia, nata sul sesso, per lei prende una connotazione più sentimentale, allora la lascerà andare, le lascerà vivere la sua vita, non la vorrà legare a sé. Quando invece inizia con il gioco, ora ti amo, ora non ti amo, ora ti cerco, ora non ti cerco, ora ti dico che ci vediamo, poi ti do buca, stiamo parlando di un adolescente. Ed io mi domando, ma è questo l'uomo che vorresti per te? È questo l'uomo che vorresti nella tua vita? Dovresti pensare,
Guarda come si sta comportando. Abbiamo vissuto un fine settimana incredibile e poi lui non mi ha più cercato. E l'ho trovato su Facebook a lasciare commenti e cuoricini sotto le foto di altre donne. È questo l'uomo che vorresti? La questione non è se lui voglia o meno stare con te, ma perché tu dovresti stare con lui. Dovresti domandarti che valore hai come donna. Perché investi il tuo tempo in lui? Perché investi il tuo amore, le tue energie in una persona così? Dimmi una cosa, vuoi questo uomo nella tua vita o credi di meritarti altro? Non lo chiamare, non lo inseguire, non lo supplicare, lascialo andare. Fagli vedere come si sta senza di te. Perché se tu sei stata realmente importante per lui, ti assicuro che tornerà. C'è una frase che ripeto spesso e dice: incontrarsi è una casualità, piacersi una possibilità ed innamorarsi un miracolo. Magari tu sarai il suo miracolo. Sesto suggerimento, ed è il più importante, è che tu sei unica. La chimica non si sceglie. Non è che si esce la sera e si dice vediamo se riesco a generare chimica su quella persona e se lei la genera su di me. Non è così che vanno le cose. Puoi conoscere la donna più bella della tua vita, ma con lei non c'è chimica. Magari vi incontrate, vi conoscete, ma non c'è attrazione. Non c'è questo desiderio irrefrenabile di baciarla. Quindi non ti svalutare. Non credere che quello che tu hai creato con lui riescano a crearlo tutte le donne. Se ne vuole conoscere altre, che lo faccia. Ma ti assicuro, se non c'è chimica, lui se ne renderà conto. E tornerà da te. Non lo inseguire, non lo pregare. Allontanati. E questo tempo tu utilizzalo per migliorarti, per credere in te, per amarti. Non cadere nell'errore di pensare che se lui dopo una notte di sesso si è allontanato è perché sia colpa tua. Non è detto che sia così, probabilmente è responsabilità sua, perché non vuole impegnarsi, perché non vuole compromettersi. Ti assicuro, se tu sei il suo miracolo, prima o poi tornerà. Questi sono i sei comportamenti che potresti adottare nel caso in cui un uomo si allontani dopo aver fatto sesso con te. Modalità panico, essere chi eri, non rinunciare alla tua libertà, non accettare compromessi, uomo o adolescente, tu sei unica. Se poi volessi approfondire l'argomento e conoscere le caratteristiche di un uomo che ti cerca solo per sesso, ti lascio un link ad un video qua in alto. Ma noi siamo arrivati alla fine di questo video ed io mi auguro che quello che ho condiviso con te possa esserti di aiuto. Se credi che ci sia altro materiale, altre informazioni da inserire, ti chiedo di lasciarle qua in basso nel box dei commenti. Tu qua in basso puoi dire la tua. Se poi il video ti è piaciuto in modo particolare, tu condividilo, mandalo ad un'amica. E se non l'hai fatto, ti prego di lasciare qua in basso un mi piace. Per oggi è tutto, ti ringrazio, noi ci vediamo presto.